Un minuto con Padre Pio dalla sacrestia della chiesa conventuale di Sant'Anna a Foggia per raccontarvi la storia di Padre Pio da Pietrelcina, anche alcuni aneddoti come quello che vogliamo raccontarvi oggi. Il 13 maggio del 1981 fu una giornata triste per il mondo della Chiesa, perché ci fu l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Ecco, sin da quando il Papa venne eletto ci fu questo mistero attorno ad una presunta profezia di Padre Pio da Pietrelcina nei confronti di Giovanni Paolo II. Ecco, Padre Pio predisse questo attentato del 13 maggio 1981 e allo stesso tempo Padre Pio predisse il pontificato di Giovanni Paolo II? Uno studio accurato, attento, minuzioso del direttore di Padre Pio TV, Stefano Campanella, su due testi particolari mette in risalto questa profezia, sia sul Papa e il frate, però con delle smentite da parte di Flavio Roberto Carraro, vescovo emerito di Verona, poi del vescovo presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, Monsignor Ruotolo, un'altra smentita del cardinale Descur, poi nell'altro libro, I tre misteri della morte di Padre Pio del 2018, altra smentita di Wanda Poldaska, grande amica di Giovanni Paolo II, poi del segretario Givic e ancora dell'arcivescovo di Manfredonia, Monsignor Valentino Vailati. Però c'è sempre un però. Campanella scrive che e cita il racconto della marchesa Giovanna Rizzani Boschi, che fu legata a Padre Pio sin dalla sua nascita. Fu la prima bilocazione di Padre Pio che avvenne ad Udine quando lei nasceva e suo papà moriva. Padre Pio era un giovane studente nel convento di Sant'Elia a Pianisi. Ecco, la marchesa accompagnò proprio l'allora prete Don Carol Wojtyla nel 1948 a San Giovanni Rotondo e fu una piccola comitiva composta dal seminarista polacco Stanislav Stravorieski, da Don Carol Wojtyla, dalla Marchesa Boschi, da Margherita Hamilton e da Enrico Medi. Ecco, in questa ricostruzione, in quella giornata, che cosa accadde? Ci fu un'espressione di Padre Pio nei confronti di Don Carol Wojtyla, che lo incontrò alla fine di aprile del 1948. Il professor Medi accompagnò il sacerdote polacco nella chiesa dei Cappuccini, celebrò la Santa Messa, si confessò dal padre, poi salutò insieme ad altri fedeli Padre Pio e al rientro nella pensione dove risiedevano, Medi raccontò alla Boschi che appena Padre Pio lo vide, lo guardò negli occhi e gli disse: «Tu sarai Papa, ma vi sarà sangue e violenza». Il giovane sacerdote sulla via del ritorno commentava: «Professore, Padre Pio ha voluto scherzare, io sono polacco, non potrò mai diventare papa». Ma non fu uno scherzo, bensì un'autentica profezia di Padre Pio, con la data del 16 ottobre 1978 e quindi quella del 13 maggio 1981. Due elementi della profezia che divennero poi fatti concreti della storia.